da Paura Vaiù. Oggi vi mostro un trekking facile facile da fare partendo da Salerno. Da Paura Vaiù, uno dei percorsi, uno dei sentieri da fare a Salerno è quello per il Monte San Liberatore. Conosciamo tutti quanti i salernitani perché l'abbiamo scoperto, o l'abbiamo riscoperto dopo il lockdown. Adesso lo rifacciamo insieme con Carolina. Si parte subito con una bella salita, una bella pendenza, e poi dopo man mano il sentiero si addolcisce. Arriviamo prima a quella porta e poi sopra c'è la nostra meta, è la croce del Monte San Liberatore. Andiamo. E infatti sono stato uno di quei salernitani che questo posto purtroppo l'ha scoperto a seguito del lockdown, tutti quanti ci andavano, quindi sono detto vabbè, appena ci liberano vado subito. Infatti dopo il lockdown del Covid sono venuto qua 4-5 volte, però venire qua fa sempre questo effetto. Questa porta qua sulla panoramica di Salerno è molto bella. La pasta su, no? Siamo italiani, parliamo sempre di cibo. E vedi là? Per arrivare là sopra. Adesso c'è questo breve tratto di passeggiata, ci fa rilassare un attimo, la salita è finita. E poi sono le scale. Le scale, vabbè. Ma mi piacciono di più le scale che la salita pendente. No, che è la salita faticosa. Molto bello questo percorso, sì. Siete a Salerno, è una domenica, proprio un'infrasettimanale, dovete immergere nella natura. È a due passi dal centro, infatti si sale dal centro storico per Canalone e si arriva subito qua. Ti immergi totalmente nella natura, nella montagna. E? E da paura, voglio. Buongiorno. Arrivando. Adesso stiamo facendo la salita al monte, come sempre rimanete con me fino alla fine perché condividerò poi i dati, quanto tempo ci abbiamo messo, quanti chilometri sono, il dislivello e tutto. Adesso ci saranno un po' di amiche che sono venute a trovare. Ciao. Ciao. Vieni. Ciao. Ehi, vieni. Vai, vai. Vai, vai. Metti qua, vale passare, va. Vai. La precedenza. Va bene. Prima voi. Che belline. Sono pure. Oh, è spettacolo, da qua non si vede solo il porto di Salerno ma anche Vietri, guardate qua. E noi continueremo tutte queste scale qui fino a là sopra. Quasi arrivati, mancano un paio di rampe, di scale. Ci siamo.
Da qui il sentiero diventa tutto roccioso, potete seguire un po' un sentiero semitracciato fuori dalla linea bianca e rossa che si vede sulle rocce, e è più vicino di quello che sembra. Mamma, che vista di questa acqua. Siamo arrivati, sei contenta? Finalmente arrivati. La montagna e la croce sembrano più lontane di quello che in realtà sono. Alla fine basta salire, andare avanti, testa sotto, e in un'oretta farà due si arriva qua sopra, e la vista ti ripaga di tutta la fatica. È spettacolare, fantastica da qui. Eccoci qua, vediamola insieme. Si vede, come ho detto prima, non solo Salerno ma anche tutta la costiera, penso fino ad Erchie, fino alla torretta di Erchie, è tutta vetri dall'alto, ma è bellissimo. Il panorama da qui è fantastico, è vero che è bello. Da paura, voglio. Da paura. Grazie alla visione e ci vediamo alla prossima avventura. Ma aspetta, vi devo condividere con voi tutte le statistiche, il tempo e i chilometri percorsi. Uff.